09 TV, Sicula Web Television, la TV on demand su www.09.tv. Non ci posso credere, non ci posso credere. Bene, anch'io. Eccolo qui, ospite, l'abbiamo anticipato già questa mattina con un piccolo articoletto, un trafiletto, l'abbiamo messo online su 09 TV. Eccolo qui, patanta da tanta da musica, ballerine. Squillino le trombe, trombe le squillino. No, si può dire questa, non andava bene, vado io quando dico questo, va, ciao. Ladies and gentlemen, Mr. Don Cash. Yo, buonasera Mr. 09, ti chiamerò oggi, no? Tu sei il Mr. 09. Ma dimmi una cosa. Anche tu. Allora, premesso, Don Cash, Mojito e dintorni. Aspetta, adesso... allora, facciamo internazionale. Yeah, I'm so proud to stay here and I'm so proud to know in your television. We travel so much to come here in Sicily, it's the first time that I see the... Minchiate che sono siciliano anch'io, però mi hanno costretto a cantare in un'altra lingua. Ma fammi l'intro, quando comincia la canzone Mojito? To be project, is the big and bold. Così la gente capisce che Aisha Don Cash. Devo fare anche la voce Aisha? Grande emozione, grande emozione, c'è quasi, vedete, il contatto epidermico con Mr. Don Cash. Il contatto epidermico, io quando sono nel letto divento epilettico, è un'altra cosa, vabbè. Niente, è qui ospite in studio da noi, noi ne siamo felicissimi perché tutto per noi, oggi ce lo spolpiamo, vediamo di capire chi è Don Cash direttamente da Catania, ma Catania è un po' strettino, Catania, per quello che è il personaggio, ci sei nato, però diciamo che nell'arco di... è successa una cosa, adesso poi ne parliamo, un fatto negativo che ti ha cambiato la vita, ma adesso ne parleremo, ma dal 2012 sei diventato il Don Cash di Mojito e il Don Cash di tante altre cose di cui adesso parleremo. Facciamo un attimo, parliamo un attimo del soggetto, cos'è accaduto che ti ha fatto cambiare la vita, il famoso incidente di cui io leggo sul tuo profilo Facebook. Ok, avevo 13 anni, ok, stavolta in italiano. Avevo 13 anni e una giornata come tutte le altre succede nella vita domestica, che succedono dei piccoli imprevisti, qualcuno ha fatto qualcosa per cui alla fine ho dovuto prendere una strada che il signore magari non voleva o voleva che prendesse, che era il mio sliding doors. Scendo di casa, ho un brutto incidente. Finisco in coma, sto un mese in coma. Questa cosa da seduta psichiatrica non la faccio mai, però non mi piace parlarne. Però poi al mio risveglio dal coma, sempre perché secondo me lo sliding doors, il signore voleva che andasse così, mi sono svegliato con questa personalità, non voglio dire bipolare, perché comunque l'essere bipolare è una, in un certo qual modo, un'affezione clinica, comunque, che non credo di avere. Però mi sono reso conto di aver sviluppato due differenti personalità, perché una era molto legata all'essere quadrato, allo studio e a tutto il resto, e quella probabilmente Danilo, e l'altra invece iniziava a diventare più estrosa, a guardare i colori. Quindi, il mondo in Mister maniera. Jekyll, com'è? Mister Hyde, Dr. Jekyll e Danilo Cosci. Sì, è Mister Hyde, no, al contrario, no. Dr. Jekyll è Danilo, mentre no, insomma, uno dei due, l'incredibile Hulk, quello lì Don Cash è quello malefico. Ma io non sono malefico, sono semplicemente più attratto sono gli altri che lo pensano. Ma sì, ma ognuno è libero di pensare quello che vuole, cioè. Benissimo, allora, ma arriviamo un attimo, tu non sei un coreografo, ho letto la tua curricula che troviamo sul tuo profilo Facebook, c'è di tutto. Potete trovare su www.doncash.net, se no andate sui social network, sui social, vuoi sapere qualcosa di qualcuno, vai sui social e lì trovi. Se anche tu ami farti i cazzi degli altri, vai sui vai, social. Vai, grande, questo è un grande, come dire, un motto e ci sta tutto. Chi è morto? No. Ci è passato su un moto. Dai, allora. E quindi arriviamo, sei speaker, sei cantante. Sì, nella mia carriera ho cercato di fare ballerino. Tutto. Nasco come coreografo perché vallo dall'età di... ne avevo iniziato prima l'incidente, quindi penso 9-10 anni. Poi però la carriera della danza è stata quella che mi ha fatto girare di più il mondo all'inizio. Da lì ho imparato anche lo spagnolo e l'inglese. Ho letto anche questo, c'è di tutto. Vedi lo sliding doors di cui ti parlavo prima. Probabilmente senza l'incidente non avrei legato con mio fratello è un'eminenza delle manifestazioni e del panorama della salsa, ad esempio. Da lì quindi è nata l'esigenza di andarsene in giro all'estero, quindi di imparare bene la lingua, di imparare lo spagnolo, se no oggi probabilmente non avrei fatto quello che ho fatto. Esatto. Poi banda delle sanze, tanta roba. Parliamo di quello che hai fatto. La radio, c'è stata la Radio Smile, ci sono state le radio anche nazionali, ad esempio quest'anno grazie al cielo, sempre, perché le cose poi non si ci arriveremo, ci arriveremo. Dai. C'è stato il mio duo con l'Americo Provenzano.
io ho detto, poi ripetiamo. L'hai detto. No, ma intanto parliamo un attimo di quello che è la tua consacrazione, cioè il 2012. Il 2012 è sicuramente... mia sorella. No, il 2012 è stato un grande momento perché è uscito quella clip che ha spopolato in non so in quanti continenti. 38 nazioni nel mondo, come dico ogni volta che inizio un concerto. E se siete orgogliosi di essere, qua cambia, perché c'è italiani, americani, poi tutto quello che finisce in anime vi funziona bene. Sì, non è bella da dire, non è bella, però, da dire. Italiani su le mani, se dai finlandesi e mi viene male fare la rima, però gliela faccio in altra lingua. E quindi arriviamo a Mojito. È uscita Mojito, che a livello discografico è stata comunque una grande soddisfazione, a livello personale magari un po' di meno, ma i trascorsi dietro ogni cosa bella c'è sempre qualcosa di brutto dietro naturalmente, però la possibilità di iniziare a far conoscere il proprio nome, di girare con questo quartetto Setra che era fatto da Tobia, da Aisha, che si chiama Cash, come si no chiama? To Be Project, to be erano Tobia e Alfio, sì. Baudo, mio attuale socio ed amico fraterno, sì. E poi c'era la voce di Colette, Aisha. Che fa il ritornello di Nylon. Esatto. Basta, io tornavo da un viaggio per cui era atterrato la sera prima da Italia's Got Talent per la prima volta all'aeroporto, se non sbaglio, questo di Siracusa. Sì. Perché c'era la terra dell'Etna, quindi non potevamo neanche atterrare. Avevo avuto questo problema comico dell'aeroporto di Comiso. Abbiamo preso il bus navetta, siamo andati a Palermo perché avevo la più grande manifestazione siciliana, che è Uragano, dove avevo presentato l'ultimo singolo italiano, che era Ultimo, che era il primo singolo che comunque aveva lanciato la carriera. Mi chiamo Baudo. Aspetta, che avevo... me le devo scrivere questo, perché sei come loro. Ultimo. Ultimo è il mio primo disco in italiano. Perché sennò perdo il filo. Ultimo, ultimo è questo, ce l'ho qua sul braccio. Ce l'ho qua sul braccio, dedicato a tutte le cose che nella vita lo suoniamo. Sembrano ultime. Qua infatti c'è il disco. Vedi? Squeaky. C'è anche il nome di mia moglie. Qui, beh, bellissima questa cosa qua. E lei dipinge la bomboletta che dipinge quello della mia vita. Comunque, va, ritorniamo indietro. Ti dicevo, mi chiama Baudo al telefono mentre sono in viaggio e mi dice: ti ricordi di me? Sono Baudo. Io mi scasso dalle risate, faccio come non potrei e mai dimenticare. Baudo è quello di Aldo, Giovanni e Baudo. No. È quello di Sta Zitto nel Camerino quando Pippo Baudo. No, nel senso, Baudo, Alfio Baudo mi chiama e mi dice: abbiamo un beat veramente figo. Ti andrebbe di cantare, visto che mi ricordo che facesti freestyle in inglese, di cantare in inglese o in spagnolo. Io mi faccio mandare la clip, era appena uscito Tacatà, incontro Ruli, che è un caro amico che faceva il concerto nella stessa manifestazione, mi sento Tacatà, appena finisce il concerto di Ruli io mi alzo, vado su quel golfo meraviglioso che da Città del Mare fa vedere proprio tutto il golfo di Palermo, mi siedo e scrivo Mojito, proprio così, tutto di un fiato, una gettata, ed è venuto da lì, parlo della noce da quanto segura, che era la storia d'amore come sempre di me e della mia compagna. Oh, la cosa bella, oltre alla canzone che comunque ha una sua, un suo perché, riesce a dissetare la clip e il disco, cioè ci ha chiamato la Fanta infatti. Mojito è riuscito a dissetare. Noi ad esempio nel 2012 abbiamo chiesto e ottenuto da voi la possibilità di utilizzare la vostra bellissima canzone, era un successone, per un nostro format che avevamo, che si chiamava Mojito guarda caso, cioè, giustamente uno... ed era veramente, tu vedevi la clip e ti rimettevi, come dire, resettavi, ti dissetava l'anima. Sì, diciamolo serenamente. Io direi di chiamare un attimo un break dalla regia e vedere qualche battuta di Mojito, che ne pensi? Ma sì, allora, come dico sempre, se siete orgogliosi di essere siciliani questa volta, questo è Mojito, e quindi non alzate le mani, ma alzate un dito, perché il nostro viaggio non finisce qui, va verso l'infinito. Sarà agua e tremenda locura. No existe un dottor, yo no tengo una cura. Viviendo un amor que no ponga misura. Hasta the reason they call me, they make me crazy. You move like wrestling, together we got a racing. In every place, in position, you know we blazing. Oggi finisci nei suonare di campana. Lascia la registrazione. Torniamo in studio. Ci siamo? Stavo tornando in studio. Your light so sad, good, I have a Cubanito. I love the body, love the beat, I love Mojito. I'm gonna buy, wanna shake, so Cubanito. Baby, I wanna shake.
diciamolo, disseta ancora. Dopo due anni riesce a darti, ti lascia quel retrogusto, quel ma non so sì, che, ma dai. Sì. Il mamacita finale è quello che mi disse. Sì, mamacita. Infatti, la cosa figa di questo pezzo è stato quando una volta, questa la posso dire, entro in un panificio in Sicilia. Il signore alla cassa mi guarda, esterrefatto, non sapeva come dirmelo, però aveva quella faccia che disse: eppure è vero, io ti conosco. Ho detto in siciliano: amieghi sono i baraccanuscillo. Mi guarda, la cassiera mi guarda, lui mi guarda, il panettiere mi guarda, la gente dietro mi guarda e inizia a non capire di che cosa stessero. Cioè, ho detto: beh, oddio, questi hanno capito chi sono, vediamo adesso che figura faccio. Adesso mi guarda e mi fa: ma tu sei quello che canta? Io adesso ho pensato: speriamo che dica un video, speriamo che dica un video, speriamo che dica un video. Mi guarda e fa: rum e pera! È lui! Perché sono dissedante io. Benissimo, Ainama. Insomma, dopo l'anno di questo disco rimaniamo insieme in grande forza, io e Alfio Baudo, insieme a un cantante che si chiama Dago. Nel senso, avevo prodotto dei beat, avevo prodotto dei pezzi e avevo il rappato di Ainama. Baudo aveva questo cantato che si portava dietro da un paio d'anni, che era molto lungo, però c'era questa parola che è una parola chiave, cardine della discussione latinoamericana, che significa dai è tutta, mettici d'impegno, insomma, Ainama. Spingi Ainama. Mi piace questa parola. Sento il disco che Alfio mi fa sentire, dico: Alfio, sai che ti devo dire? Che se prendiamo questa parte, la mettiamo insieme con il rappato che ho appena scritto, potremmo veramente ottenere un bel disco. Che ne pensi, ci mettiamo su, facciamo una cosa funky mix nuova, insomma ci mettiamo a lavorare. Stiamo 6 mesi su, perché lui si trasferisce in Sardegna, quindi è stato un pochettino un delirio cercare di incrociare gli impegni e produrre su uno studio in Sicilia, uno studio a Milano, uno studio in Sardegna, certo. Però riusciamo a farlo grazie al cielo, e Ainama ci porta ancora più fortuna, perché viene licenziato in qualche nazione in meno nell'effettivo caso dell'estero, però che mi dà la, diciamolo, mi dà la grande fortuna in Russia, sì, è stata benissimo, anche il discografico Ainama è stata una bomba, ma la cosa che ci ha portato più bene di tutti fu l'incrocio con Amerigo Provenzano, il grande DJ Provenzano, mitico di M2O, e che ha remixato il pezzo, lo ha inserito in M2O Compilation, l'ha passato per tutta l'estate su in radio, da lì è nata la mia conoscenza con lui. E mentre facevo il tour per Ainama, durante una serata mi incrocia un produttore della Warner che mi guarda e mi dice: ma tu sai rappare in italiano? Ha fatto 35 minuti di freestyle in italiano, probabilmente sì, vediamo di questa cosa, parliamone. Mi fai sentire un pezzo in italiano? Io, siccome sono uno che eccede con lo zero, anziché farne uno ne ho fatti 13 in italiano e 12 in inglese. Mi si è trovato sommerso con 25 pezzi e te che te avevo chiesto uno, adesso andiamo con calma, nel non sapere che cosa scegliere, perché chiaramente si è Marcello Balestra, anzi che saluto, si è appassionato alla causa di Don Cash. Nel frattempo abbiamo iniziato a cercare di capire quelle potessero essere le uscite che potessero portare avanti il personaggio internazionale senza ledere la figura, certo, di quello che dovrebbe essere la nuova identità. Cioè, svegliamo questo personaggio nella realtà di fatti italiana, e sa anche fare questo, che probabilmente mi potrebbe anche riuscire, non dico meglio, ma però, diciamo, nella stessa maniera un po' diversificare, esatto, quello che è il prodotto. Io avevo questo non cuore, non più Don Cash che canta in inglese, diciamolo in maniera semplice, non l'abbiamo abbandonato, quest'anno sono usciti 4 pezzi, però su 4 pezzi uno dei 4 è italiano. Sì. Nel produrre il disco, lo posso dire adesso oppure per esigenze di scaletta lo... Vai, stiamo andando a braccio, quindi serenamente puoi dirlo. Vado a braccio come Milly. Nel produrre il disco io ho detto: ti mando, oltre i 12 pezzi, ti mando il 13esimo, che dal 13 porta fortuna, che è un pezzo dedicato alla mia città, che si chiama Catania. Ma l'ho mandato, sai quando tu mandi una roba, che poi è sempre così, come quando fessi Mojito, quando ho fatto Ainama, è sempre quella che pensi che non vada, che poi va. Sento nel disco Catania e mi arriva: come un pezzo locale, questa è una bomba, questo va inserito nel disco. Io sono impazzito. Perché diciamolo, come dicevamo poco fa, a telecamere spente è molto social parlare della propria terra, c'è una riscoperta dei valori, c'è una grande riscoperta dell'identità. A me mancava profondissimamente l'idea di far capire alla gente che la mia lingua è un'altra, o che probabilmente ho di più da dire di un pezzo estivo e basta. Ora dirò una cattiveria, però da sì pure cattivo, posso dire?
il fatto che il Catania comunque è sceso in Serie B, comunque aveva bisogno di qualcosa che dal basso spingesse un po' verso l'alto, diciamolo che un pochino. Però vedi, se io avessi voluto cavalcare l'onda, se avessi voluto cavalcare l'onda del business, avrei fatto uscire il pezzo nel momento in cui il Catania era in Serie A o nel momento in cui ci ritornerà. Invece non l'ho fatto, l'ho fatto nel momento in cui come è mia cultura, come l'Araba Fenice, risolgo dalle ceneri, dalle sue, quindi nel momento più brutto di abbattimento ho deciso no, non me ne sbatto, a me non mi interessa, a parte che io calcisticamente non sono legato, ma non per il Catania, perché se devo tifare chiaramente tifo Catania, ma ho come tifo Italia ai mondiali, però non sono un partito del calcio. Ma visto generale, che siamo adesso sul pezzo, innanzitutto facciamo una cosa, intanto ce l'ascoltiamo Catania, poi, sì ce l'ascoltiamo e poi chiacchieriamo su questo pezzo e su tante altre cose. C come casa, A come aria, T come ti tengo tra le mani, stai per beccarti Catania. C come casa, A come aria, T come ti tengo fra le mani Catania. A come ami, N come noi, I come immensi ancora solo se vuoi. C come casa, A come aria, T come ti tengo fra le mani Catania. A come ami, N come noi, I come immensi ancora solo se vuoi. Sta illuminando una splendente Catania. Catania è troppo potenziale, tu vuoi usarla, ammaliante i suoi colori, impossibile non amarla. Catania che trema sotto il suolo e il suono della lava. Tecnologia in un campetto e mamma che chiamava. Il lusso, la metro e i negozi in Corso Italia. Nel 90 il nostro nome, la mafia, il TG in Italia. Si taglia la tensione col coltello, oh, è tradizione. E no, bella fratello, lo spaccio di Picanello, lo spasso del tondicello. Lo spazio che rimane sarebbe peggio saperlo, rimanderei in eterno. Il tempo fa da perno, inverno come inferno, a San Giovanni, la punta e Galermo, l'arena, la vita svena, poi l'alba il mattino, è frenesia che non si arresta dal centro all'Ibreno. C come casa, A come aria, T come ti tengo fra le mani Catania. A come ami, N come noi, I come immensi ancora solo se vuoi. C come casa, A come aria, T come ti tengo fra le mani Catania. A come ami, N come noi, come immensi ancora solo se vuoi. Catania vola su e tende le ali come un'aquila, risorge sotto i fuochi che esplodono per Sant'Agata. A piedi per strada e lavorare senza paga, guardarla che si sveglia e dire minchia Catania, Catania. Tumore che dilania un cancro dentro l'anima, la cerchi non le credi, la donna che poi non t'amera. Yo, Catania è casa con i muri di rispetto, la base è la famiglia, le stelle fanno da tetto. Catania è polizia, la fiera e la pescheria, fiera dei colletti bianchi e del baciamo le mani a Bossia. Terra di nessuno, nelle mani di nessuno, dove non parla nessuno e tutto quanto è di qualcuno. Catania con ogni tre parole poi ripete minchia. Questa vita è un'oressia, ci tocca stringere la cinghia. Questa è terra di nessuno, nelle mani di nessuno, dove non parla nessuno e tutto quanto è di qualcuno. Beh, diciamolo, diciamolo come dicevi poco, diciamolo, ce la fa. È tutta un'altra storia. Mojito e Catania, no, sono due versioni, è due passata acqua sotto sto ponte. Esatto. Catania è un pezzo di cuore, sì, nel senso che la città è un pezzo di cuore che quando la vedi te ne innamori. È, come dico lì, è terra di nessuno, nelle mani di nessuno, dove non parla nessuno e tutto quanto di qualcuno. Però non... emoziona perché coinvolge e come dire, riesci a sentire anche un brivido, no? Io quando ascolti il pezzo o quando vivi la città, non ho capito. No, quando ascolti il pezzo, io ripeto, non sono di Catania, ma immagino cosa può provare un catanese. Quello che sentendo... stai dicendo tu è il complimento più bello di tutti, perché su internet il primo commento sul video è stato: sono messinese ma sono orgoglioso di Catania. Il terzo commento è: Napoli ama Catania. Il dodicesimo, me li ricordo perché sono quelli che mi hanno impressionato, il dodicesimo è: sono torinese ma da oggi mi sento catanese. Bello. L'amore che hai per Catania si stringe in una mano, anche noi siamo orgogliosi, welcome to Milano. Proprio queste sono state le cose che ho detto, cazzo, scusate, non si può dire in televisione, ma sì, caspita, però questo è un pezzo di rottura, questa sì, è una cosa, cioè riuscire a far cantare a un milanese il nome di Catania per me è stato tanta roba. Mentre, ti ripeto, in un certo qual modo Ainama, Mojito sono facili, sono dischi facili, nel senso che comunque quando metti in video il bel corpo di una donna, un motivetto accattivante,
il sole si alza, sube la temperatura, come dice Daddy Yankee, è naturale che le cose funzionino. Poi io ho la grandissima fortuna di essere accompagnato nella vita da una donna che è una delle 90, delle 80, delle 60 donne più belle d'Italia, e l'ho visto perché è stata Miss Italia, che è una bellissima modella, e so che sparo sulla Croce Rossa quando metto una donna come lei in video rispetto a me. È tutto dire, era molto più facile. Invece pensare di fare 100.000 visualizzazioni in una settimana con un disco che parla di una città del sud, per me era impensabile, e invece la gente lo ha fatto. Se vai a vedere, le visualizzazioni sono in tutto il mondo, perché i catanesi, sì, i siciliani in generale sono in tutto il mondo. Volevo che questa canzone testimoniasse il fatto che sì, va bene, è vero, forse dalla Sicilia è nato il concetto di quella parola grande che è la mafia, ma la mafia non è la criminalità, e se abbiamo inventato la mafia, ne abbiamo inventato anche l'orgoglio e il coraggio di riuscire a superarla. Abbiamo inventato anche la forza che solo noi possiamo conoscere per abbattere tutto quello che ci sta dietro, perché sai, fare le cose dove tutto è festa, dove tutto è veloce, a Milano, New York, è facile, ma farle qua giù, dove ti devi fare un immenso mazzo, è veramente più difficile. Dici, e questo bene, volevo che trapelasse fuori da Catania, non l'odio delle solite canzoni. Il messaggio rap buca direttamente lo schermo e in effetti colpisce al cuore al primo impatto. Ecco. L'indomani dell'uscita del pezzo mi ha chiamato il giornale, il telegiornale, e mi ha detto: stasera alle 8:30 in onda il servizio su di te. Ho detto: vabbè, sarà una bufala. Però ho guardato, tornavamo dal set di The Island, che è il prossimo video che stiamo girando, The Island, l'isola sempre legata alla Sicilia, e ho visto il servizio, mi aspettavo, vabbè, un trafiletto, invece è uscito 3 minuti di intervista che parlava del TG, che parlava della canzone dicendo: dipingiamola con amore. La domanda ai rapper non me la fai, ma me la fanno i rapper: perché in questa canzone sei così, sei melodica, bla bla bla? Perché non puoi parlare con disprezzo di tua madre. Certo. E quella per noi è una madre, come Letta è il nostro padre. Certo. Ne puoi parlare con disprezzo, nel senso che tutti abbiamo i nostri difetti, ma se fai sì che fuori nel mondo le persone capiscano che la Sicilia è fazzoletto e nero in testa, noi non cambieremo mai. Siamo noi che abbiamo bisogno di noi, non gli altri. E in questo messaggio sicuramente la musica, lo scopo proprio è quello della musica, cioè colpire nel cuore e, come dire, far capire che comunque si può fare di più e si può fare anche meglio. E la musica, il tuo pezzo sicuramente una mano la dà. E allora, ma visto che fai la cosa con lo scopo, ti stoppo dicendoti questo: ma questo disco, secondo te, sì, che ambizioni ha? Nessuna, nel senso che comunque io stesso ho deciso di dare in beneficenza tutti i proventi devoluti dalla vendita del disco, sì, su iTunes, che si può acquistare a 90 centesimi come tutti gli altri dischi, e ha la volontà di aiutare il prossimo, di aiutare la gente a capire che il sud non ha niente da invidiare, di aiutare il sud a capire. E come lo aiuterà? Donando in beneficenza all'ospedale Santo Bambino, o nel caso in cui non si raggiungesse un quorum, perché oramai anche per fare beneficenza bisogna pagare le tasse, nel caso in cui non si raggiungesse una quota minima stabilita dalle leggi italiane, faremo in modo che questi, di dare a un privato, una catena di alimentazione, i soldi in modo che vadano a sfamare le famiglie bisognose. Fantastico, fantastico. Ora torniamo a quello che doveva essere una scaletta. La musica che tu hai pasticciato. È colpa mia. Avevamo tutta una scaletta che partiva dal 2012, arrivava al 2037, e tu l'hai pasticciata, okay, in 2012. Aspetta, era già 2012, Mojito. 2012. Girl Like You. Hai studiato, bravo, ragazzo, sei preparato, ragazzi. Io sono l'uomo senza tattica. Quando ero a scuola ero il tipo bravo, ma non si applica. Allora, Girl Like You, 2012. No, Girl Like Her, perché è una donna, sì, come lei, è una donna come la tua, è una donna come ogni donna del mondo. Ne stai parlando da quando abbiamo cominciato. Allora, la invitiamo a venire accanto a noi, venire accanto a te, così la mettiamo in video. Ma se viene lei, va via io, perché io sono la parte brutta. Avvicinati, dai, facciamola vedere, dai, che c'è anche lei. Dai, ladies and gentlemen, l'avete vista in tutti i miei video, l'avete vista in Mojito, l'avete vista in Ainama, l'avete vista in Girl Like You. Lei viene da Miss Italia, la sua carriera è quella di fare l'odontoiatra, perché lei è una studentessa oramai nell'ultimo anno di specializzazione di odontoiatria. Ladies and gentlemen, Mrs. Floriana Lauritano. Sarò fucsia dalla vergogna, ma mi presento, ciao a tutti. Eccola qua. Allora, rimani con noi, visto che ormai ti ha tirato in ballo. In tutte le salse, la mia donna qua, la mia compagna di là, è la nostra storia d'amore. È un pezzo che nasce col concetto di parlare di una cosa importante, cioè stop alla violenza sulle donne. È facile prendersela con chi è più debole di te. Il difficile è avere rispetto, che è la prima parola che ho tatuato qua sul mio braccio, è il rispetto. La mia storia d'amore, a differenza di tanti altri artisti, perché poi fare l'artista significa anche doversi spendere ed essere disponibile per le fan, per le gruppi,
dubbi. Invece io sono sempre andato controcorrente, quindi non ho voluto raccontare la storia d'amore, dell'amore che è amore uguale sofferenza, come in Italia è giusto che sia, amore uguale dolore, ma amore uguale ricerca, amore uguale speranza. Infatti nel testo dico sto parlando in spagnolo, ma sì, I travel into the world, io ho girato tutto il mondo per trovarla, for seven seasons, cause I'm looking for love, cioè cercavo lei. Una battuta sulla clip, perché è la tuta di Batman, la battuta. Queste stronzate, ragazzi, tagliatele per favore. Allora, una battuta sulla clip che in effetti adesso la vedrete, è molto particolare, tant'è che ha tratto in inganno anche noi che siamo addetti ai lavori. Questa non la svegliamo mica, non la svegliamo mica. Dai, facciamo un brutta figura. Questo è un valore aggiunto. La tecnica del video è innovativa, perché lo stop frame. Poi come si costruisce lo stop frame? Se tu vuoi vedere, su internet esiste un tranche che si chiama Girl Like You Behind the Scene, caricata da Filippo Arlotta, che è il regista, con la feria, dove c'è tutto il backstage di come è costruito il video. Ci sono sia gli effetti che i tributi giustamente a quelli che sono gli attori nella fattispecie, che ringrazio tutti dal primo all'ultimo. Bravissimi, Just Love grazie. For You, a distanza di tempo e di anni ancora la gente ne parla, erano miei allievi, dove mi sono sperimentato insieme a una grande troupe di cameraman e registi, grazie ai consigli ottimo di lavoro, Flori veramente. Che è quella che cura tutta l'estetica dei video, perché dalla mia cravatta, tutto quello che ha a che fare con il fashion e anche il look delle ragazze lo deve scegliere lei. Yeah, grazie, penso il posto sono veramente bene qui. We are so proud to stay in the theater here, non so, però mi piace queste stronzate, che lei è la mia personal shopper, nel senso che personalmente mi spende la carta di credito per andare in giro, però compri i miei vestiti, quantomeno compri, non sempre solo i miei, anche i suoi, però nel frattempo ogni 10 una cravatta a me mi scappa, cioè per il resto niente. No, vabbè. Allora, troppo, scusa. Sono stati bravissimi, perché i ragazzi sono messi in pose plastiche, ma sono loro che sono fermi, lo fanno loro il video, lo possiamo dire. Allora l'ho detto, l'hai detto, cioè sostanzialmente non è uno stop frame reale, fermi. Sono in stop frame loro, cioè in genere la tecnica dello stop frame prevede che con degli escamotaggi tecnologici si riesce a fare dei frame bloccare all'interno dei quali si muove un soggetto, e invece sono proprio gli omini e le donnine che sono lì presenti. Da domani vedrai 100.000 14 video, metto il 14 perché fare le cifre tonde poi non rende, 100.000 14 video con tutti che faranno stop frame, e metto così, faccio uno stop, cominciamo da questo. Ma stai sbagliando. Abbiamo, perché non sei plastico, stop frame. Dovresti essere un pochettino più così, dovresti passare un pochettino. Là c'è un lavoraccio dietro. Sì, là c'è veramente un lavoraccio. Abbiamo ripreso, abbiamo fatto un set intero di 19 ore quasi. Dove santi ragazzi che hanno resistito 19 ore, dove l'ultima scena, quella che vedete a cartone animato, è a cartone animato perché le mie occhiaie si confondevano con la barba e Floriana aveva una faccia viola. Mi hanno detto facciamole gialle in cartone animato e via. Che poi quella che abbiamo utilizzato per lanciare questo. Anche lì le cose da buttare sono le più fine. Sono le più fine. Sì. A questo punto, Don Cash. Con Girl Like You, con i Joe Paris, e devo ringraziare anche Pascoso, che è un secolo che non vedo. Pascoso, Joe Paris e Don Cash. Girl Like You. Give me that bass. I've been waiting for so long. All my dreams came true last night when I looked into your eyes. Now I know that you're the one. You are the one who can save me from my hell. Just save me, you're baby, the reason save me, baby, for my life. Joe Paris, Pascoso, and Don Cash. Lago. I look her into the world, Miami to Leningrad. In Tokyo she changed the business, one look to merchant my system. The distance we don't resist, every day we feel like Christmas. I was looking for a girl, just a girl like you.
I see your face now. I miss you tonight, I wanna feel ya. Look up to the sky, I see your face now. I miss you tonight, I wanna feel ya. A girl like you, a girl like you, a girl like you, a girl like you, a girl like, 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 a girl, 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 girl. Basta, va bene così, va bene così, va bene così, ma non riesce bene, bene. Vado, però se non c'è, se non c'è ci vuole, ti vorrò vedere, nulla si inventa, anche Grande Fratello questa, lo freeze. No, ti sei mosso, non mangi, stasera è finita, signora, lo sa anche lei, stasera non mangi. Quello è una cagata pazzesca, quello questo freeze è una cagata pazzesca. Benissimo, e torniamo a quella che era un tempo una scaletta degna di nota. Parliamo di un'altra cosa, di un altro pezzo del 2000 e, cos'è, 2013. Torniamo al nostro Ainama. We step back and rewind. Esatto, Ainama. Ainama è stato il perché. Perché il procedimento è quello: tu ti introduci sul mercato, che la discussione che facevamo all'inizio, devi dare un seguito. Il seguito di Mojito fu Ainama. Esatto. Grande, ringrazio Ainama, grande Baudo, grande Provenzano. Oh, Ainama è stata remixata da 16 DJ nel mondo, il che vuol dire che sono state 16 eminenze, tra cui Provenzano, che hanno deciso di fare una versione con un sound totalmente diverso, tant'è che mi sono permesso il lusso, su oltre 80 date, di fare ogni data in freestyle con una versione diversa. Io non ho mai capito come faccia Ainama, perché la faccio sempre diversa. Là c'è il mio DJ, che è Coco Beats, che tutte le volte mi fa, che invitiamo a venire qua, vieni qua, fatti vedere così la giapponese, tutte le volte lui è dedicato alle ragazzine, lui è Coco Beats. Coco Beats. H AKA Coco Beats, AKA Gabriele. Ok, ciao. Salve. Tutto a posto? Sì, lei? Sì, a casa tutto a posto, in famiglia, niente di particolare. Ragazzi, questa è la traduzione in fuori onda. Sì, tutto a posto. Okay. Spiegami perché hai messo questo occhialino così. Lui è con gli occhiali da sole. Ma perché lui... gli occhiali? Io mi rado. Ma dai. Me li levo. Oh, fantastico. Di te. Lo metto io, che è tutta un'altra storia. Quante versioni abbiamo fatto di Ainama in giro? Avvicinati un troppe, po'. Troppe, cioè nel senso che ogni data non la posso sentire più ormai. Aspetta, facciamo una cosa da veramente dietro le quinte. Com'è Don Cash quando è sul palco? Perché la cosa figa è questa: io davanti al palco sono così, ehi, ma sì, da lui è dietro perché è in regia. Poi mi giro e sono. Allora, lui davanti è così, tipo sorriso, poi si gira. È un classico. Comunque, ma va bene, perché così lo tengo qua, perché almeno chiudiamo parlando di una cosa. Dicevo, il proseguo di Mojito fu Ainama, il proseguo di Ainama è stato Batuka. Esatto. Gio per te, Network, esce questo disco che è talmente un disco estivo, talmente un disco solare, che parla appunto della Batuka, che è la Batucata, che è questo strumento che c'è sotto, che aveva il suono della sirenetta. Sirenetta uguale cartone, cartone uguale bimbi, ok, facciamo il cartone animato. Io e Gio per te ci siamo trasformati in due cartoni animati. Vi consiglio di andarla a vedere, perché è un video che poi fondamentalmente nel testo sputtana tutta la discografia nazionale e internazionale, parla di tutti i problemi che ci sono al lavoro, però dovendo parlare di cose serie abbiamo scelto di fare invece un volo pindarico e metterci su ritornello estivo. Stop, mettiamo proprio 10 secondi, perché ne abbiamo parlato, lo dobbiamo far vedere. 10 secondi, sto proprio sul palco, mi fumo un grande bazooka. Non lo dovevo dire, vabbè. Con le mani tu cuerpo vai la bazooka, hai mucha gente che grida fuerte Batuka, Batuka. Siento el alma que grita gente Batuka. Ey, si lo siente ahora, mueve el bembe Batuka, Batuka. Mueve mami tu cuerpo, baila Batuka. Hay mucha gente que grita fuerte Batuka, Batuka. Siento el alma que grita gente Batuka. Ey, si lo siente ahora, mueve el bembe Batuka, Batuka. Working and thinking, get started. Paper and stress, I need parting. Quiero regresar el verano, luna col sol. I'm skiing, then burn down the sun. Ascending to become one. Quiero vivir de la playa. I'm ready, you ready, go fire. Abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato del presente. Adesso diamo un'occhiata al prossimo futuro.
Nel prossimo futuro ci sono due prodotti non da poco. Ok, presente, 2014. Nel 2014 sono uscite nell'arco di due settimane, perché la produzione ha deciso di fare questa follia nel mondo, su tre mercati totalmente distinti, tre pezzi più uno. Uno è Catania, e l'abbiamo visto, è italiano. Abbiamo parlato. Uno è Batuca, che è il pezzo legato al mercato latino, uscito in network insieme a Gio Bertè, e che sta dando delle grandi soddisfazioni, perché attualmente si trova entro le prime 10 su iTunes, è settima su Shazam con le canzoni più ascoltate shazammate del mondo, suonata da oltre 130 radio in Italia, 50 all'estero, ed è uscita da due settimane, e l'estate è arrivata oggi, quindi siamo con le dita incrociate che le cose possano andare molto meglio. L'estate mi dicono da dietro la regia che arriva il 21 di questo mese, quindi ancora l'estate ne è arrivata. Insomma, terza produzione internazionale che esce per la prima volta, al contrario, perché per la prima volta ho il piacere di dire che abbiamo fatto una produzione che esce dall'estero per tornare in Italia, con un'etichetta grandissima che è la Blanchi Negro. Esce un pezzo insieme a Beat Creator, conosciuto come Javier, che si chiama Swag. Swag è la presa in giro di tutti quelli che sono i bimbi di oggi, che... Come si vestono i bimbi? No. Ma io non mi vesto. Tu ti vesti Swag, lo possiamo dire. Lui è vestito Swag, c'è il tatu, guarda, c'è il tatuaggio Swag, c'è il cappellino Swag, camminano e fanno Swag, solo che non sanno che Swag significa Secretly We Are Gay. È la cultura più omofobica del mondo, che è l'hip hop, ha deciso di adottare questo termine. Io me ne sono accorto, l'ho sgamato questa mossa, ho fatto questo disco dove li piglio in giro, infatti l'inizio del testo dice proprio quello che ti ho appena detto, e basta. Questo è stato Swag. Con Coco Beats invece devo dire che, volendo dare seguito a quello che è la sicilianità, visto che Dolce Gabbana parla di Sicilia, che Don Cash ha fatto Catania, che la Sicilia spacca nel mondo, abbiamo fatto un pezzo che si chiama The Island. The Island, esatto. Che però uscirà fra tre settimane, con un video veramente folle. Più o meno il pezzo lui suona, quindi adesso è difficile, a parte che, anche se lo vedete così, lui mi ha stupito. Anche se è Swag. Anche se oggi è Swag. Lui mi ha stupito dicendo: posso farti vedere una cosa? Si è messo al contrario, con gli occhi chiusi, con le mani dietro la schiena, e ha iniziato a suonare il pianoforte. Mi ha suonato Schubert, Chopin e Mozart in un minuto. Io l'ho guardato e ho detto: ok, tu lavori con me. Mi ricordo quello che è successo. Anch'io mi ricordo. Comunque, dicevo, il pezzo più o meno fa una cosa del genere. Aspetta. Play. You're my heaven, for dare I call you baby, and two became one, and now you drive me crazy. Se l'avete riconosciuta, è una canzoncina un po' siciliana. Ma appena un pelino, niente. Poi c'è un beat appena un pelino, proprio poco leggero, è musica classica, direi. Allora, che dire, siamo andati molto lunghi con questo speciale, come ma... disse Rocco. Ma ne valsa veramente la pena, come disse Cicciolino. Ne valsa veramente la pena. Che dire, noi ringraziamo Don Cash di essersi prestato mentre dietro la ma non dir dietro, che sai che non sta rispondendo, si stanno scompisciando dalle risate. È meglio questo, ragazzi, nella vita, per come vivo, è meglio descriverla con un sorriso. Allora ringraziamo Don Cash di essere stato qui in studio. Grazie, le cose migliori per la tua carriera, perché sei sicuramente un grande talento, un talento della nostra terra, e meriti ogni fortuna. Quindi veramente incrociare le dita, le incroceremo per te e per il tuo, cioè, per il tuo anche, successo. Anche l'intestino grasso mi si sta incrociando. Se farò qualcosa nella vita sarà merito della gente che mi sostiene in questa partita. Quindi continua a spingere, a condividere, perché la giornata ancora non è finita. Per Zero Nove Studio chiudiamo con cosa? Tutto, chiudiamo appunto con Swag. Yeah, if you feel like this, put your hands up and listen, don't Cash and Beat Creator. This is Swag. Don't Cash. Bye-bye. Swagger, rapping too.